Molte ricette sono intestate agli stessi pazienti, eppure non sono persone con malattie croniche. I farmaci esenti da ticket sono sempre diversi e riguardano patologie che non hanno niente a che vedere tra loro. Proprio per questo mi sono insospettito. Quelle patologie potrebbero essere curate anche con dei farmaci meno costosi. Potrebbe anche trattarsi di coincidenze. Tutto è possibile, ma a scanso di equivoci abbiamo deciso di mettervi a corrente dei fatti. E lei ha ritenuto di dover incaricare un avvocato per segnalarci questa anomalia sulle ricette? Temevo di rimanere coinvolto in qualche modo. Coinvolto in che cosa? Se non sbaglio, lei già una volta si è dimenticato di denunciare un furto. Visto? Che cosa sta insinuando? I miei uomini si stanno già occupando di analizzare le fotocopie di queste ricette. Non si preoccupi, cercheremo di scoprire che cosa c'è sotto. Avanti. Scusi, maresciallo, ma è urgente. Sono da inviare firmati al comando. Ah, grazie. Scusate. Dottor Cesare, lei ha altre domande da fare? No. Perfetto. Mi faremo sapere. Tosi, puoi accompagnare tu i signori fuori? Certo. Prego. Buongiorno. Arrivederci. Quelle del farmacista mi sembrano solo supposizioni che non si fondano su alcun fatto. Comunque ci troviamo di fronte ad una denuncia. È il nostro dovere quello di indagare. E poi, in queste ricette c'è qualcosa di strano. Non c'entra. Tiè. Non ti ci abitua però che so di riposo, eh? Grazie. Prego. Senti un po', animale esotico che si usa pure in ospedale, che può essere? È il pappagallo, no? Quanto sei scemo! Pappagallo. Oh, c'entra preciso. È scemo. Certo, però queste domande le potrebbero far pure più chiare. Sì, che te ci devono mettere? Tipico cesso con le piume. Buongiorno. Certo che quando si tratta di intascare soldi non guardano in faccia nemmeno i morti. Ce pensi te? No, io sono di riposo, te l'ho detto. Abbi pazienza, scusi, sa. Arrivederci. Rumadin, eccolo. Usato in caso di arteriosclerosi. Ah, bene. Ulcera, pressione alta, diabete, arteriosclerosi. A 43 anni, questo c'ha una bella fortuna, dico. Il signore ha un problema. Beato lui che ne ha uno. Qua quello che ne ha di meno ne ha quattro. Prego, ci dica pure. Cerco. Che succede? Mi chiamo Matteo Tudini. Mio padre è morto 6 mesi fa e continuano ad arrivarmi queste. Guarda qua. Sono cartelle esattoriali per il pagamento della rentezza urbana. Intestata a mio padre, che non c'è più. Ah, ma lei ha comunicato l'avvenuto decesso al comune? L'ho fatto non so quante volte, ma adesso mi sono stufato, perciò quelle ve le lascio, così ci pensate voi. Grazie, vedremo che possiamo fare. L'accompagno. Ma cosa dobbiamo pagarle noi? Che pazienza che ci vuole. Bici? Sì? Vieni, c'ho un lavoretto per te. Un attimo. Certo, non è carino. Ma si deve fare le ossa, e poi lo facciamo per lui. Oh, basta, lo facciamo per lui. Gabriele, cerca di scoprire cosa è successo al certificato di morte di questa persona. Comandi, brigadiere. Ci sono sempre un po' troppi carabinieri in questo bar, eh? Ti lamenti, c'è anche la sicurezza gratis. Fai anche lo spiritoso, fai, va. Hai mai considerato che se era per te magari in questo bar non ci veniva nessuno, no? Ah, bravo. Cioè, voglio sapere come fate voi carabinieri a essere sempre così simpatici, sempre di più, eh? Eccoli, è arrivato un altro. Qua c'è oggi la sagra, c'è. La sagra. Beh, ma che ho fatto? Niente, si è alzato con il piede sbagliato stamani. Ah, per me può pure tornare a dormire. Ma non vai a divertirti stasera, sei di riposo? Dico, e te non fai niente stasera, non c'hai impegni? Sì, forse. Ho capito. Ciao. Mi sa che io e Carlo siamo gli unici a non avere impegni stasera. Allora perché non lo raggiungi, scusa?
Vi conoscete bene? Avete bisogno tutti e due di compagnia? Forse perché ci conosciamo troppo bene. Senti, questa me la incarteresti? Se è perché penso io, è più bella se gliela porti così. Ciao. Prosperi. Ancora per farmacie? Eh sì, abbiamo trovato altre ricette da controllare. Beato te che hai la serata libera. Beato me. Beati voi che ci avete qualcosa da fare. Che qui con ste serate libere che devi fare per forza qualche cosa. Se poi c'è niente da fare, te viene un'ansia che insesao. Mamma mia. A te? A me, a me. Anzi, fate mannare che se no faccio tardi, va. Ma quello era Prosperi o una controfigura? Non lo so. Forse avrei dovuto avvertire. Ciao Luigi. Entra. Non riesco mai a trovare un minuto per tenermi in forma. Beh, non direi che ne hai un gran bisogno. Devo dire che da quando non stiamo più insieme sei diventato più galante. So che ti piacciono particolarmente. Decisamente più galante. Mi sei mancata molto in questi giorni. Speravo che almeno stasera saremmo potuti stare insieme. Scusate. Ricordati di chiamare Alberto. Ti ha cercata un sacco di volte. Ah, va bene. Sono di troppo? Va bene, tolgo l'incomodo. E chi sarebbe questo Alberto? Tipo un po' insistente. Da quando ci siamo lasciati ha pensato spesso a noi. È vero che forse non parlavamo abbastanza, ma comunque quello che c'è tra noi... Non devi sforzarti di essere diverso. Ma scusa, non eri tu che dicevi? Lo so. Però adesso non ho più voglia di complicarmi la vita. E adesso è meglio che vada a farmi una doccia. Lo so che forse ne avrei bisogno anch'io. Ma tu non hai fatto ginnastica? Beh, ma sono venuto che qui a piedi, è lunga. Ci abbiamo già provato. E non è stato poi così male. Allora? Buonissimo! È davvero speciale. Wow. Sì, sì. Bravo papà, sei diventato un vero e proprio chef. E stando qui qualcosa dovevo pur fare, poi la collaborazione di Burghi è stata determinante. No, io non ho fatto niente, ha fatto tutto lui. Lui ha acceso il forno, Comunque ragazzi, io più lavoro più mi viene fame. Te lavori sempre allora. Gabriele, che cosa dovrebbe dire? Che tu e Mura gli avete mollato pure la pratica del povero Tudini. Cos'è questa storia del povero Tudini? No, vabbè, adesso non è per fare lo scaricabarile. Ma io e Mura eravamo lì già per controllare le ricette e allora... Eppure Tudini mi ricorda qualcosa. Ma sì, Girolamo Tudini, il nome ricorrente nelle ricette del farmacista. Mi sa che bisognerà fare quattro chiacchiere con la dottoressa Caroli, eh? E posso andarla a prendere io? Ah, l'avvocatessa ha fatto colpo, Ma no, è lavoro. Va bene, ci puoi andare domani con Gabriele, Tosi. E Romano, visto che tu e Mura ci tenevate tanto a questa pratica del Tudini, domani mattina andate all'ufficio decessi del comune. Certo. Chi di spada ferisce? Di spada perisce, ecco. A proposito dei decessi. Ecco com'è che vi manterrete in forma. Parlate di lavoro invece di mangiare. Ah, miraglie. Uno viene al cinema perché è depresso. Pure in bianco e nero. Ma, capirai, e che te inventi? Io già stavo in un certo modo. Io l'ho visto tutti e due questi film, oh. Molto carini. Ciao. Ciao. Allora, qui lei alla fine si uccide e qui catturano il vampiro cattivo. Sì, colpo di scena sul finalone. Meno male che me l'ha detto, va, così me ne vado subito a dormire e risparmio pure i soldi del biglietto. Ciao ragazzi.
Ciao. Ciao. Facciamo sempre in tempo a vedere un film? Sì che facciamo in tempo, ma Carlo ha appena detto che va a letto. Però possiamo andare io e te. No, non andiamo di corsa e non fraintendiamo. Non ho detto che andavo a letto, se no mica venivo al cinema. Io ho detto così perché tu, lui, mi stava a raccontare tutte le trame dei film, capito? Anzi, visto che tu li hai già visionati ambedue, entrambi, dico... Mo poi, no? Li rivedo. Li rivedi? Sì. Te sono proprio piaciuti, allora? Possiamo entrare tutte e tre insieme? Che ne dite? Certo, visto che siamo qui... Sì, andiamo a vedere, dai. Insomma, tutte queste ricette sono intestate a persone decedute. Questo allarmismo mi sembra ingiustificato. In fondo sappiamo tutti come funziona la burocrazia. Magari una pratica è rimasta su una scrivania un po' di più e i tempi si allungano a dismisura. Dottor Cesari, qualcuno ha compilato queste ricette dopo il decesso dei pazienti. Senta... Possiamo riparlarne domani mattina, eh? Così vedremo con calma se c'è qualcosa sotto veramente. La faccio accompagnare. Arrivederci. Arrivederci. Da firmare per domani, maresciallo. Ah, grazie. Qualcosa non va? O il dottor Cesari sta male o ha qualche problema. Mi scusi? Ah, no, niente. Dai, è tardi, andiamo a letto. Beh, se un ordine. Però poi non mi trasferisce. Tosi, guarda che tutta questa galanteria prima o poi ti si ritorce contro. Ma io non aspetto altro. Allora aspetta e spera. Sono addormentata. Beh, che c'è di male? Niente. Senti, stasera dovrei finire abbastanza presto. Magari ti faccio una telefonata. Senti, Luigi, lasciamo andare le cose come vanno. Te l'ho detto. Non mi va di fare progetti. Avanti. Visto che ho fatto bene a bussare. Disturbo? No. Luigi stava giusto andando. Sì, e poi Alessandra deve chiamare Alberto, no? Ciao. Gemma. Senti, ma perché Luigi si interessa tanto all'acquisto dei formaggi? Li ho già ordinati io questa mattina ad Alberto. Ma che c'è di strano? Si interessa al mio lavoro. Ma non mi avevi detto che tu e Luigi non stavate più insieme? Ah. Infatti è così. Allora fate soltanto sesso. Certo che siete molto strani voi due. Prima vi fidanzate, poi vi sfidanzate, poi diventate amanti. Non si finisce mai di imparare. Insieme al mio assistito ho fatto delle ricerche sulle ricette più vecchie, già archiviate. E che cosa avete trovato? Attraverso i codici abbiamo riscontrato anche lì delle irregolarità. Appena possibile vi porteremo delle fotocopie. Bene. E, oltre ai codici avete notato qualcos'altro, qualche stranezza? Cosa intende? C'è stata una denuncia. Un deceduto che risulterebbe in molte delle ricette. No, non abbiamo trovato nulla di simile. Sono contenta che la denuncia del mio assistito stia portando a qualcosa. Questo è il mio cellulare. Nel caso ci siano delle novità. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Prego. Ci penso io. Ah, grazie, Bordi. Che c'è? Qualcosa che non va?
No, no, no. Tutto bene, grazie. Tu? Benissimo. Mi fa piacere. Lei capisce, signor Occhielli? Abbiamo il dovere di verificare come mai questa pratica non è stata registrata. Mi dispiace per gli inconvenienti capitati al figlio del signor Tudini. Spero solo non si tratti di una negligenza del nostro impiegato. Comunque, Quartini, ci sono qui i carabinieri. Vorrebbero sapere se ci sono stati dei problemi sulla registrazione dei decessi. Vuoi pensarci tu, per favore? Buon lavoro. Grazie. Problemi di che genere? Un certo Girolamo Tudini è morto circa 6 mesi fa e riceve ancora le cartelle della natezza urbana. Lei come se lo spiega? Anche perché il figlio ha regolarmente registrato l'avvenuto decesso. No, 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 è impossibile, non sia stato registrato. Le dispiacerebbe controllare? Allora, che dice? Cioè, effettivamente Girolamo Tudini risulta ancora vivo, sì. Lei questa cosa come se la spiega? Non lo so, comunque rimedio io, eh. Cioè, personalmente provvederò a registrare la pratica. Sicuro? Sì, 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 sì. Beh, allora pensa tutto a lei, eh? Noi non dobbiamo più ritornare. No, no, cioè me ne occupo proprio io. Va bene così. Arrivederci, grazie. Salve. Piuttosto agitato, non ti pare? O ha qualcosa da nascondere o ha bisogno di andare in bagno. Sì, quella di Tudini sembra una buona pista per le ricette. Allora? Effettivamente il decesso di Girolamo Tudini non era stato registrato. L'impiegato ha detto sembrava un po' agitato. Agitato, sì. Bene, controlliamo quanti altri intestatari di ricette sono deceduti. Ma se al comune i decessi non li registrano? E beh, non è che possiamo chiamare gente a casa e chiedere se è morto qualcuno. E se provassimo ad andare dalle pompe funebri? Sì, e perché non al cimitero, visto che abbiamo iniziato la giornata all'ufficio decessi? Ah, perché no? I nomi dei medici più frequenti sulle ricette sospette sono del dottor Biasi, che ha firmato anche quelle di Tudini. E del dottor Nastri? Va bene, controlliamoli senza però metterli in allarme. Maresciallo, c'è il magistrato. Buongiorno. 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 Allora, a che punto sono le indagini? La morte di Tudini non è stata registrata e la persona che si occupa dell'ufficio decessi sembra piuttosto sospetta. Bene. Sì, bisognerebbe mettere sotto controllo l'interno del comune. L'interno, maresciallo, è il 352. L'impiegato si chiama Luciano Quartini. Maresciallo, le ricordo che per un'intercettazione ci devono essere sospetti più che fondati. Ci sono delle norme a tutela della privacy. Non credo che per un'autorizzazione, visti gli indizi, si violino delle norme. Ma se le ritiene che sia il caso, le firmo l'autorizzazione. Se vuole può rimanere anche lei. Magari dalle intercettazioni salta fuori qualcosa. Magari? Dovrebbe sperare in qualcosa in più. Comunque mi dispiace, ma non posso. Arrivederci. Arrivederci. E questo sarebbe Cesare, Cesare, quello che ogni pista va seguita. Sì, effettivamente sembra un altro. Prosperi, Vici, voi due occupatevi delle intercettazioni di Quartini. Mura, Romano, tornate al comune e tenete d'occhio Quartini. Magari dalle intercettazioni non salta fuori nulla. Bene, Marcia. Sonia, prendi tutte le informazioni possibili sul dottor Nestri e il dottor Biasi. Bene. Certo, un'allegria questo. Tutto il giorno a parlare di morti, io. Magari porta bene. Come no, me lo immagino. A me mi sa che mi ha cominciato a portare male da ieri sera. Che ti è successo? Che fai lo spiritoso? C'eri pure te, no? Ti sei già scordato? Un firmone quello di ieri. Niente. Ancora no. Luigi, aspetta. Sta chiamando fuori, metto in viva voce. Scusami, mi dispiace, guarda. Ho potuto chiamare solo ora perché prima c'erano altre persone. Ma io ero preoccupata. Che cosa è successo? Io aspettavo una telefonata. Comunque dobbiamo smetterla. Sono stati i carabinieri. Forse hanno capito. Scrivi, che fai? Mi guardi? Che c'è? Oh, potevamo venire in macchina. In macchina per qualche centinaio di metri, su. Vabbè, 100 oggi, 100 domani, sono già 200. Giù, giù, abbassati. Ma cos'è, un percorso di guerra?
E Pinocchieri, il dirigente del comune? Ah, noi siamo venuti qua per quartini. In ufficio ha sicuramente un telefono, no? E come tutti avrà un cellulare. E perché va a telefonare dalla cabina, secondo te? In effetti l'aria sospetta ce l'ha, Vieni. Guarda cosa mi tocca fare. Certo, se invece di pensare solo a mangiare ogni tanto andassi anche in palestra, non staresti così. È urgente. Ma si sta in palestra, io so se i miei figli che mi fanno fare la palestra. Stai in basso. Adesso abbasso. Va bene. E adesso dove va? Vieni, andiamo a controllare una cosa, vieni. Stai su adesso. Indifferente. Studio del dottor Biasi, buongiorno. Buongiorno, mi scusi, ma in qualità di sindaco ho diritto di sapere se si fanno indagini sui miei impiegati. L'avremmo fatto, sindaco, è solo che volevamo muoverci con cautela. Vi ringrazio per la delicatezza. Ora posso sapere? Maresciallo, ho fatto quelle indagini e Quartini telefonava alla fidanzata in Canada. Quindi non c'entra niente? Mio impiegato approfitta del telefono del comune per chiamate personali. Vuole sporgere denuncia? No, grazie, ci penso io. C'è qualcos'altro che devo sapere? Nulla che possiamo dirle al momento. E allora arrivederci, grazie. L'accompagno. Problemi? No, sembra tutto risolto. Novità su quelle informazioni? Sì, il dottor Nestri ha diversi pazienti, uno studio in comune con altri colleghi. Però ha un tenore di vita piuttosto alto per un medico dell'ASL. Tipo? Tipo ha appena comprato una costosa macchina sportiva e sta facendo grossi lavori di ristrutturazione in casa. E Biasi? Due case intestate, due macchine e anche una barca al lago. Non sembra male la vita di un medico, Ma dipende, io conosco medici che hanno un tenore di vita del tutto normale, insomma. Maresciallo? Probabilmente non è Quartini la talpa del comune. Lo sappiamo. Sì, però forse non sapete chi potrebbe essere il vero colpevole della mancata registrazione dei decessi. Romano, cos'è? Un gioco, scusa. Indovina l'informazione. Ci siamo accorti di Occhielli che chiamava da una cabina. Telefonava all'ufficio del dottor Biasi. Va bene, allora avviso Cesare e gli chiedo di poter fare la perquisizione sia della casa che dell'ufficio. È staccato. Strano. Cesare è sempre il primo ad arrivare quando c'è un'indagine in corso. Va bene, Luigi, tu e Martini intanto andate a casa di Biasi e cercate di capire che rapporto ha con Occhielli. Sì, sì, bene. Ah, Bordi, sì, per favore, portami qui le ricette che ci ha fatto avere la dottoressa Caroli. Grazie. Maresciallo. Buongiorno. 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 Cercavamo il dottor Biasi. Non c'è. È successo qualcosa? No, niente. Avevamo soltanto bisogno di qualche informazione su alcuni suoi pazienti. Possiamo aspettarlo qui? Sì, però il dottore ha telefonato e ha annullato tutti gli appuntamenti di oggi. Non mi ha detto altro. Ho capito. Ci darebbe l'indirizzo di casa, per favore? Certo. Ecco, è una villetta a due piani, sulla provinciale. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Certo che so chi le ha detto a Biasi che stiamo indagando in comune. Ah, sì. Avverti il maresciallo che Biasi non è neppure in casa. Sì. Grazie, Sonia. Niente, il dottor Biasi non si trova. Possiamo cercare al lago, lì lui ha una barca attraccata. Va bene, avvisa anche Mura Romano, dobbiamo trovarlo assolutamente. Carlo Cesari. E questa? Maresciallo? C'è il dottor Cesari. Lupus in fabula. No, niente, Bordi. Fallo pure accomodare. Ah, sì, subito. Dottore. Grazie, Bordi. Prego. Buongiorno. Buongiorno. Ho sentito i messaggi che mi ha lasciato in segreteria. Ah, sì? E quale dei tre? Quello in cui mi diceva di Quartini.
Sì, avrei bisogno di un'autorizzazione per perquisire lo studio del dottor Biasi e per mettere sotto controllo il telefono di Pino Occhielli, il dirigente comunale. Ah, è sicura che non si tratti di un altro abbaglio? Già con Quartini avete preso un granchio. Beh, Occhielli ha fatto una telefonata di nascosto al dottor Biasi. Non credo che sia proprio una coincidenza, no? D'accordo. Appena torno in ufficio gliela faccio avere. Ah, mi scusi. Avrei anche bisogno dell'autorizzazione per mettere sotto controllo la cabina antistante il comune. Va bene, l'avrà. Dottor Cesari? Sì. Quale altro telefono deve controllare? Quello di suo padre? È che ho trovato anche questa. È a suo nome ed è firmata dal dottor Biasi. Sì, avevo bisogno di una medicina, il mio medico non c'era, così ho chiesto a lui. Altro? No. Bene. Buongiorno. Buongiorno. Cercavamo la barca del dottor Biasi. Non c'è. E lui dov'è? Non è qui che ho messo la barca? Sì, sì. Guardi, è appena andata via, là. Pronto? Ha preso la barca? Sì, sembra diretto dall'altra parte della sponda. Vabbè, mo siamo in Svizzera. E smettila, quello scappa. Avverto destra. Mi scusi, è lei il pilota dell'idrovolante? Sì, sono io. Dottor Biasi, vorrei farle qualche domanda. Anche a lei, dottor Nestri. Grazie mille, può andare. Prego. Il piano di volo prevedeva l'arrivo a Zurigo. Mi dispiace, il viaggio è rimandato. Prendete le vostre cose e seguiteci. Prego. Avete fermato anche Occhielli? Già, non ho pensato Prosperi e Tusi. Cesari è irrintracciabile. Se non riesco a parlarci dovremmo rimandare l'interrogatorio domani mattina. Sì, però anche se Biasi e Nestri volevano andarsene in Svizzera a depositare prove e soldi, non possiamo tenerli in cella di sicurezza per tutta la notte. Gli avvocati si farebbero subito sentire. Anche se a quest'ora... Va bene, dai, ne riparliamo dopo, finché non trovo Cesari. Cerco di prendere tempo. Ok. Papà! Allora, che c'è? Gli scacchi sono pronti. Papà? Volevo vedere come rispondevi. Allora andiamo a cena. E dal soufflé che non ti vedo mangiare. Va bene, d'accordo. No, andiamo a cena fuori. Non penserai di intrappolarmi tutta la vita davanti ai fornelli? Adesso ho imparato a cucinare. Intrappolare te? E chi ci riuscirebbe mai? Un ristorante così carino, il mio dessert preferito. Che cos'è che devi dirmi, papà? Dopo la cucina pensavo di dedicarmi al giardinaggio. La caserma avrebbe bisogno di un qualche angolo fiorito qua e là. Ah sì? E a quando il ricamo? Sei proprio un carabiniere, non ti si può nascondere niente. Ormai ho imparato a conoscerti. Avanti, tira fuori il rospo. Volevo dirti che ho deciso di tornare a Torino dalla mamma e da Stefano. Ormai mi ero abituata a vederti in giro. Perché sono stato un po' invadente? No, assolutamente. È solo che non mi aspettavo il tuo arrivo. E poi così, d'improvviso, in quel modo. Almeno avremo qualcosa da raccontare ai nipotini. La mamma che scagiona il nonno. È stato molto importante averti vicino. Forse così abbiamo potuto recuperare un po' del tempo perso. Speriamo di non perderne altro, però. Ciao. Guarda chi c'è. E quello non è Tosi? Sì. E che bella donna. Prego. Devi sapere che Tosi è il professionista del corteggiamento. Ciao, Luigi. Buonasera, scusate. Ci sono novità?
Sì, è arrivato l'avvocato di Biasi, Nestri Occhielli, li ho dovuti rilasciare. Ma comunque ho trattenuto i loro passaporti. Domani mattina sono convocati in caserma. Speriamo che Cesare ascolti la segreteria, allora. Già. E tu come mai sei passato di qua e non mi hai telefonato per dirmi degli indagati? Io veramente pensavo... Vabbè, ormai che ci sei, vai a fare un salto in cucina. A dopo. A dopo. Preoccupazioni che si possono risolvere con una bella partita a scacchi? Magari. Per una volta mi piacerebbe farne una. È solo che, non lo so, in questo periodo Cesare non mi convince molto. E di quando sei di malumore c'è sempre di mezzo quel magistrato. Che intendi, scusa? Niente, solo che quando è nei paraggi diventi strana, diversa. Gli occhi ti diventano più luminosi. Deve proprio farti arrabbiare parecchio. Ma no, papà, è solo che ci sono degli indizi che mi portano a pensare che Cesare possa essere coinvolto nel caso che sto seguendo. Posso dirti quello che ne penso, sinceramente? Tanto lo faresti comunque. Quando due si detestano come voi, secondo me gatta ci cova. Lo attacchi sempre e poi al momento in cui lo dovresti affondare, lo difendi. Questo che c'entra, scusa? Se posso darti un consiglio, smettete di farvi la guerra. Ma papà, noi non stiamo facendo la guerra. Bene. Bene, perché ci sono attività molto... molto più divertenti. Papà! Ma mi vuoi fare perdere tutti i clienti? Potrebbe essere un'idea. Così finisci prima e usciamo insieme. Cos'è, un invito? Sì. Io aspettavo una tua telefonata, ma... Luigi, te l'ho detto, nessun impegno. Allora, senza nessun impegno, ci vogliamo vedere quando è finito. Ma tu non devi lavorare? No. Ciao, Ale. Ciao. Ciao. Tutto a posto? Sì, tanto stavo tornando in caserma. Allora, per quel discorso? Ci vediamo tra un'oretta. Ok. Ciao. 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 Certo che voi due, da quando vi siete lasciati, vi vedete sempre più spesso. Vado a portare l'insalata. Se voi due una volta ogni tanto ascoltaste i miei consigli. Che c'entro io adesso? Parlavo di Marco. Che c'entra Marco? È di là, a cena, con una donna. E niente male. L'avevo detto che è un bel ragazzo, i bei ragazzi se li papano le altre. Vabbè, mamma, tanto io e lui siamo solo colleghi. Voi fate i colleghi e le altre fanno i fatti. Allora, quando iniziamo? Avvocato, il dottor Cesare sarà qui a momenti e poi procederemo con l'interrogatorio. Scusate il ritardo. Allora possiamo cominciare? Sì, certo. Allora, vi ricordo che le imputazioni a vostro carico sono truffa e associazione a delinquere. Le vostre firme sono su ricette di pazienti deceduti. Vi conviene collaborare? Ci sono prove circostanziate a vostro carico. Perché avete fatto tutte queste ricette? Per rivendere i farmaci. Si trattava di medicinali piuttosto costosi. E chi altro ha preso parte a questa truffa? Signor Occhielli, lei non ha nulla da dire?
Io di questa storia delle ricette false non ne so nulla. E di dichiarazioni di morte non registrate? Niente, neanche di quelle. Biasi e Nestri convalido il fermo, ma il funzionario del comune, Occhielli, non posso trattenerlo. Non ci sono prove. Ma è stato lui che ha avvisato Biasi. Ed è sicuramente lui il complice all'interno del comune. Maresciallo, nessuno ha sentito quella telefonata allo studio di Biasi. Non è una prova. Al processo gli avvocati ci metterebbero in ridicolo. Il dottor Biasi le ha fatto quella ricetta. Eppure sembrava che neanche vi conosceste. Infatti non l'avevo mai visto prima, c'era andata la mia assistente da lui. Ora, se non le dispiace, vado a firmarle i fermi. Certo. Sonia, per favore, accompagni tu il dottor Cesari? Sì, certo. Prego, dottore. Maresciallo, abbiamo controllato le ricette sulla sua scrivania, quelle portate dalla dottoressa Caroli. E abbiamo trovato una cosa un po' strana. Una ricetta è a nome di Cesari. Sì, lo so. Infatti stavo per dirvelo, l'ho vista anch'io. Per favore, Tosi, chiama Testa fuori e digli che Cesare autorizza il fermo per Nestri e Biasi mentre chiede il rilascio per Occhielli. Comandi. Certo che sto Cesare è peggio del dottor Jekyll e Mr. Hyde. Avanti tutto precisino, precisino, mentre dietro come trama. Ma se devo dire la verità, neanche a me mi ha mai convinto. Forse c'è qualcosa che ancora non sappiamo. Maresciallo, so, neanche lei è stato mai molto simpatico. Ma comunque per me la faccenda non è ancora chiusa. Tutti quei soldi per qualche farmaco venduto a caro prezzo direttamente dai due medici. Sì, anche secondo me c'è qualcosa di più. Sì. Magari se frugassimo un po' di più nella vita di Occhielli, qualcosa salterebbe fuori. E visto che non abbiamo l'autorizzazione per perquisire la sua casa e mettere sotto controllo il suo telefono, pediniamolo. Comandi. Già. Capito. Con tutti i problemi che c'ha a comprare le paste. Siete che i problemi gli mettono fame, sapessi a me. Io direi di aspettare, no? Ecco, così almeno smettiamo di camminare un po'. No, è meglio che cammini, così butti giù un po' di peso, dai. Invece è peggio, perché dopo mangio il doppio, quindi. Vabbè, ogni scusa è buona. No, adesso dobbiamo fare un'altra maratona? No, no, devo buttare l'immondizia. Tocca rimboccarsi le maniche, lo sai, sì? Certo, stiamo facendo il nostro lavoro, è un pezzo che siamo rimboccati le maniche. No, no, forse non hai capito, tocca rimboccarsele sul serio. No, questa non me la devi far fare. Ma tu lo sai quante cose si capiscono dall'immondizia di una persona? Queste cose, un bravo investigatore, le sai? Io non voglio essere bravo, preferivo camminare. Comunque la busta era bianca con la scritta rossa con i caratteri grandi. Sapessi quante buste dei supermercati sono bianche con la scritta rossa e i caratteri... Ma quanto la fai lunga? Mica saranno tutte così, no? Apri! Tutte? Tutte. È appena arrivato dal comando di Perugia. Ci sono le informazioni che aveva chiesto. Grazie. Che dicono? Anche a Perugia hanno avuto delle segnalazioni di ricette anomale. Beh, probabilmente le nostre indagini potranno aiutarli. Ci sono delle novità. Ammazza che puzza, che venite dalla fogna. Prospero, lascia stare che è una storia lunga, eh. Maresciallo, guardi cosa abbiamo trovato nella spazzatura di Occhielli. Ma questo è il numero del cellulare di Cesari? Mi era sembrato che si conoscessero. Non solo Occhielli e Cesari si conoscono, ma si conoscono pure bene. Erano compagni di università. Poi Cesare è diventato magistrato e Occhielli si è sposato e è venuto a vivere qui. Durante l'interrogatorio hanno fatto finta di non conoscersi. Maresciallo! Mi scusi, ma la porta era aperta. Prego, si accomodi. Dispiace che lei mi trovi così. Mi aveva detto che sarebbe stato impegnato in questi giorni.
Infatti. E lei, come mai da queste parti? Volevo parlare con lei del suo compagno di università, Pino Occhielli. Le chiedo scusa. Non le ho detto che lo conoscevo per non creare confusione alle indagini. Confusione o favoreggiamento? Allora? Senta, magari davanti a un caffè riusciamo a parlarne meglio. Eh? Che ne dice? Le va? Magari un tè, grazie. Faccio in un attimo. Andate a giocare adesso. Tenga, il tè. Per un attimo ho pensato che se ne fosse andata. Infatti stavo per farlo. Perché? Guardi, se è per Occhielli... Per Occhielli è per suo figlio. Ho visto la fotografia nella libreria. Tony. Tony è mio figlio. Sì, nel senso che l'ho adottato. Lui vive a Chernobyl con la sua famiglia. Io gli mando solo un po' di soldi ogni tanto. È già venuto in Italia un paio di volte. E spero che torni presto a trovarmi. Dottor Cesari, lei si sta rivelando l'uomo dei misteri. Lo so. E lei li sta svelando tutti. Con Occhielli ho sbagliato. Dovevo dirle che lo conoscevo. Ma adesso il caso è chiuso, no? Per lei è veramente chiuso? Vorrei dirle che non è così, ma... Allora me lo dica. E collaboriamo insieme per arrivare alla soluzione del caso. Il caso è chiuso. Mancava tutto il centrocampo. Sì, vabbè, quando è davanti alla porta non ti... vabbè, ma che... buongiorno, dottore. Buongiorno. Ha già preparato le valigie? Quasi. Dottor Sepi? Sì? Ci dispiace che vada via. Grazie. Adesso ci risogniamo i suoi manicaretti. Lascerò le ricette al vicebrigadiere. Ah, grazie. Salve, ragazzi. Hola. Buongiorno. Lorenzo. Sì, va bene. Ciao. Occhielli non si è ancora mosso di casa. Luigi, senti, avrei bisogno di te per una questione un po' delicata. Cesare. Non so perché,
ma credo che abbia bisogno di noi. Eccolo. Alberto Martinetto, sì. 23 a 42. 42 avanti. È appena uscito con la macchina. Biase e il dottor Nesti sono stati fermati. Beh, è fatto male a venire qui. Io non voglio essere coinvolto in questa storia. Però lui non ha detto niente della storia delle ricette false. Ma lei chi è, il suo avvocato? Un amico, gliel'ho detto. Guardi che io il suo amico l'ho pagato e profumatamente per il favore che mi ha fatto al comune. E quindi è stato lei a organizzare la storia delle ricette? Beh, altrimenti perché gliel'avrei dati quei soldi? Sembra arrivato il momento di intervenire, eh? Ma ce l'ha con noi. Dai, 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 andiamo. Fermi, carabinieri. Carabinieri? Sì, professore, venga con noi. Ma perché? Che ho professore, fatto? Professore, su, andiamo. Non ho fatto nulla. Che fa? Andiamo. Grazie. Ora sanno chi è il vero colpevole. Gamba, eh? Carlo si farebbe in quattro per aiutare gli altri. Carlo chi? Carlo Cesari. A Cesare si farebbe in quattro per... Prego, si accomodi, no? Mi va di andarci a mangiare una pizza? Ma non dovevi uscire con la dottoressa Caroli? No. Bella donna, ma parla sempre solo di lavoro. Dovrai abituarti all'idea che anche le donne hanno una testa. Che hai detto? Non lo so, mi sembra niente. Non vi ho messo a corrente delle indagini che stavo seguendo per conto mio, ma Occhielli rischiava di essere coinvolto più di quanto non fosse realmente colpevole. E quando mi ha chiesto aiuto, l'ho convinto a collaborare. Eh già. Il dottor Stefani, direttore sanitario della ASL, era a capo di un giro che smerciava costosi farmaci agli extracomunitari. Extracomunitari che avevano problemi di permessi di soggiorno e che avevano bisogno di cure, poverini. Pessimo modo di approfittarsi delle difficoltà altrui. Comunque, complimenti, avete fatto un ottimo lavoro. Grazie. Scusate. Prego. Capito? Si lamentava sempre. Regole di qua, regole di là. Poi anche lui interpreta la legge a modo suo. Questa volta però c'era di mezzo un amico. Avete sentito Occhielli? Sembrava che parlasse del buon samaritano. Adesso la prendi di là una bella parabola.
No, ok, va bene. Allora ti aspetto. Guarda, vai anche prima, sono al bar in piazza. Mm-hmm. Ciao. Ti aspetto qui. Non capisco perché non poteva parlarmi in caserma. Me l'ho già detto, mi dispiace. Volevo scusarmi, magari offrendole qualcosa da bere. E pensa che basti. Lei non si è fidato di me. Di noi. Poteva dirci dei suoi sospetti. Poteva chiedere il nostro aiuto. No, non potevo. Mi sono lamentato tanto con voi e questa volta invece ero io a voler indagare in modo più approfondito per un amico. Con che faccia potevo chiedervi di aiutarmi? Non riuscirò mai a scusarmi abbastanza, vero? Dottore? Ecco, scusi, Ah, Melissa. Nulla. Allora, questo sono le carte, no? Questo lo ricordo. Questo va bene. E questo è quello che ha firmato. Questo è già firmato. E invece questo? E questo è quello che devi firmare. Ah, va bene. Sì, se me lo firma adesso così. Benissimo, ok. Melissa, scusa. Scusate, Lo sapevo che state insieme, ma almeno in pubblico potresti evitare di stargli addosso. Massimo, sono mesi che te lo ripeto. Non c'è niente tra di noi, ma perché non lo vuoi capire? È solo il mio capo. E io sono tuo marito e vorrei che... Ma che succede? Discussioni familiari, comprensioni fra marito e moglie, come vuole chiamarla. Bugie, basta bugie. Sera. Papà. Scusate se vi interrompo, ma l'aereo non aspetta. Faccia pure, l'aspetto. Ci metterà un po', mi accompagno all'aeroporto. È stato un piacere. Tutto mio, gliel'assicuro. Va bene, allora io vado. Tanto noi avremo tempo per riparlarne. Buon viaggio. Finalmente hai eseguito i consigli di papà. Quando non litigate, tu e Cesari, sembrate fatti l'uno per l'altro. Veramente stavamo discutendo fino a 2 secondi fa. Ma su questo si chiama discutere, avete fatto dei bei progressi. Andrea, tu sei un ottimo maresciallo. È una donna bella in gamba. Non nascondere la donna dietro la divisa. Dai papà, lasciamo stare. Dov'è la macchina che ti accompagna all'aeroporto? E così approfondiamo l'argomento. Papà.